Registriamo 5 casi di encefalite, quindi abbiamo un aumento della casistica e purtroppo abbiamo un secondo decesso, anche se in un soggetto con altre patologie. Seconda vittima da encefalite provocata dal virus West Nile. Si tratta di un nuovo caso registrato dall'USL 6 Euganea, un 77enne deceduto martedì sera all'ospedale di Schiavonia. L'uomo presentava un quadro clinico già aggravato da altre patologie. Con questo nuovo caso salgono a 5 le encefaliti da West Nile nel Padovano, 2 decessi e 3 casi invece in via di miglioramento. A questi si aggiungono 2 persone positive a West Nile, asintomatici e scoperti durante gli esami per la donazione del sangue e un 70enne di VO positivo al Toscanavirus dopo la puntura di un papataccio. Il virus West Nile è stato riscontrato anche in 2 cavalli. L'USL 6, dopo una riunione con i sindaci, ha disposto alcune misure per la disinfestazione dalle zanzare. Sono relative in particolare al trattamento della lotta biologica, soprattutto nei fossati, nella parte più vicina ai centri abitati. Poi abbiamo un rinnovato appello per la protezione individuale, i repelletti ricordiamo sono un vero e proprio scudo contro gli insetti e poi l'apertura in casi di festeggiamenti o di sagre o eventi serali notturni dell'abbattimento del numero di zanzare con adulticidi fatti nelle 24 ore precedenti alle giornate di festa. Come misure di prevenzione viene consigliato di usare dei repellenti, abiti lunghi ed evitare di avere ristagni d'acqua nei giardini e nelle terrazze delle abitazioni. Il cambiamento climatico va ad influire, infatti si parla di One Health, quindi si parla di un'associazione tra ciò che succede nell'uomo, nell'animale, ma anche nell'ambiente, quindi tutto è collegato alla possibilità di avere un aumento di queste patologie. La sorveglianza c'è, il Veneto l'ha sempre avuta, del Dipartimento di Prevenzione della Regione Veneto, quindi siamo con le orecchie alte per capire se sta accadendo qualcosa di diverso.